Subito gli autovelox della Polizia Municipale, lunedì prossimo i dissuasori, successivamente l'installazione di semafori a chiamata per consentire ai pedoni l'attraversamento in totale sicurezza. Dopo l'incidente avvenuto sul lungomare barese di San Girolamo, dove una bambina di 6 anni è stata investita da una donna ed è ora ricoverata in rianimazione nell'ospedale di Venere, la replica del sindaco Michele Emiliano non si è fatta attendere. A bordo della sua moto ha raggiunto il quartiere a nord della città per parlare e confrontarsi con i residenti che per protesta avevano organizzato dei blocchi stradali sul luogo dell'incidente. Noi stiamo facendo due cose per mettere in ordine la strada. Primo, da domani ci mettiamo con gli autovelox. Momento. Ci mettiamo con gli autovelox e facciamo le multe a tutti, a raffica. Secondo. Piano piano, tu non hai sentito, ho detto che io sto parlando. Piano piano, per favore. Secondo, da domani cercheremo di mettere quelle bande rumorose, parliamoci chiaro, da sole non servono, perché quando poi si abituano i figli di buona mamma che vanno correndo, corrono lo stesso, però noi faremo le multe con l'autovelox, questa ordinanza la vado a firmare adesso. Scelta condivisibile per i residenti che però considerano l'ordinanza firmata dal primo cittadino soltanto il primo passo della tanto agognata riqualificazione del quartiere attesa da troppi anni. Non è sufficiente, però iniziamo, è un buon inizio, poi vedremo in seguito. A giugno doveva essere chiuso il lungomare per gli aggiusti e non è stato fatto. Adesso sentiamo dire l'anno prossimo, non prima di aprile. I soldi ci sono, adesso vediamo, dobbiamo aspettare, aspettiamo un altro anno? Vedremo. Poi il sindaco di Bari ha voluto accertarsi di persona delle condizioni della piccola, ha raggiunto l'ospedale di Venere e si è intrattenuto con i genitori e i parenti della bambina. Ho parlato con i medici, i quali ovviamente, nonostante la gravità delle condizioni che è obiettiva, però diciamo, conservano un margine di ottimismo, sperando ovviamente che il fisico della bimba regga il trauma operatorio che ha subito e in generale il trauma dell'incidente.